la forza di un popolo, la forza dei popoli deve vincere per la difesa del diritto, il diritto più essenziale, che è quello anche di qualsiasi cittadino, che non deve privarsi di farsi uno shampoo, una doccia o lavare indumenti più volte perché ha timore di pagare di più. Chi ha toccato l'acqua ha offeso la dignità di ognuno. Chi ha passato l'acqua al privato non so quali sono i suoi scopi, non so. Siamo qua pure con Alex Zanotelli. Alex, dato che il governo, come ho detto pure a Consiglia prima, ormai ha privatizzato l'acqua con una legge, però qua forse in Campania c'è ancora una speranza, voi state qua con questa fiaccolata, tu cosa ci dici su questa vicenda? Allora, dobbiamo ricordare a tutti una cosa, che è vero che il governo ha privatizzato, però non ha la legge, non proibisce la gestione totalmente pubblica dell'acqua. Noi ci stiamo appellando a tutti i comuni che prima di tutto informino la gente di quello che sta avvenendo, che amino secondo un consiglio comunale monotematico sull'argomento. Terzo, che durante questo consiglio monotematico con la gente discutano di approvare che l'acqua è un bene di non rilevanza economica. La legge dice che è un bene di rilevanza. Dichiarare che è un bene di non rilevanza economica e questo venga messo dentro il, chiamiamolo, lo statuto comunale. Dopodiché il comune può fare il passaggio alla, chiamiamola, alla vecchia municipalizzata, ad azienda speciale pubblica. Questo un po' per cui direi che può diventare un boomerang per chi ha fatto questa legge, perché se facciamo partire dal basso una reazione del genere da parte dei comuni, e un giorno sarebbe bello chiedere a ogni comune che accenda una lampadina e vediamo un attimo insieme quanti comuni in Italia hanno deciso questo, sarebbe questo il più bel referendum fatto che potremmo fare. Grazie Alex. Allora, grazie. Allora, aspetta che non Consiglia Salvio, se non sbaglio sei del comitato, non voglio sbagliare, comitato acqua di San Giorgio a Cremano. Comitato acqua Napoli, comitato San Giorgio a Cremano e coordinamento regionale. Consiglia, una domanda, dato che il governo attualmente ha, con una legge ha privatizzato l'acqua, ora voi però qua state a fare una fiaccolata stasera di protesta e so che però volete proporre pure qualcosa alla regione, cioè è ancora possibile, almeno qua a Napoli, in Campania, salvare, evitare la privatizzazione dell'acqua. In effetti noi stasera siamo qui come Comitato Acqua Napoli e il nostro interlocutore in questo momento è la Iervolino. Vorremmo innanzitutto che la Iervolino prendesse una posizione netta, innanzitutto perché l'acqua venga riconosciuta elemento essenziale per la vita e privo di rilevanza economica, così come è stato deliberato nel Consiglio Comunale di luglio, e di seguito anche assicurare il minimo vitale alle fasce deboli. Questo è stato deliberato in Consiglio Comunale, quindi dai consiglieri che sono in qualche maniera i nostri rappresentanti, in primis la sindaca Iervolino. Poi c'è anche l'articolo 15 della legge Ronchi che è incostituzionale, quindi noi chiediamo alla Regione di impugnare l'articolo 15 perché va contro le autonomie degli enti locali. Però stasera il Comitato Napoli, con tutte le forze che si battono per la gestione realmente pubblica dell'acqua, che non significa i sette in out, ma significa aziende speciali consortili oppure enti di diritto pubblico, gestiscano il nostro bene acqua. Quindi che faccia un passo importante che è lineare. Se il Consiglio Comunale ha deciso questo, venga fatto il passo successivo. E poi l'altra cosa importante è che la Iervolino chieda a Ato 2, i 136 comuni di Ato 2, ma in particolare
al CDA e all'Assemblea chieda di innanzitutto faccia un passo, mi torno indietro, sostituisca i suoi rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e sostituisca i suoi rappresentanti in Assemblea, che ne sono anche tantissimi, sono 15, quindi sostituisca i suoi, perché non è più possibile che li rappresentino proprio coloro i quali sono dell'ARIN, coloro i quali vogliono l'SPA, sono i cosiddetti anche privatizzatori in un certo senso, perché la legge Galli, che praticamente obbliga alle SPA nella gestione dell'acqua, è proprio quella che ha avviato la privatizzazione più forte. Con poi la legge Ronchi adesso gli enti locali saranno obbligati a privatizzare ancora di più le loro quote nel servizio idrico, praticamente nella gestione del servizio idrico. E bisogna dire no. A livello nazionale stiamo portando avanti una campagna, 1000 comuni per l'acqua pubblica, che significa modificare gli statuti comunali e in questi statuti assicurare il minimo vitale, ma innanzitutto dichiarare che l'acqua serve per la vita e, come dicevo prima, priva di rilevanza economica, quindi non assoggettabile al mercato. Ok, grazie. Per i nostri diritti, e il primo cittadino che spero ci ascolti e che scenda qui, perché noi vogliamo che scenda e parli con noi, non vogliamo andare sopra. Ecco, noi chiediamo al primo cittadino questa sera di fare propria l'istanza dell'acqua, la gestione pubblica dell'acqua. Il nostro sindaco è una donna. Quando hanno privatizzato l'acqua, io mi sono domandato, ma domani privatizzeranno le nostre mamme? Perché questo, privatizzare l'acqua, vuol dire privatizzare la madre. Cioè, o noi cominciamo a ragionare in questi termini, o è finita. Guardate che sono parecchi gli scienziati che dicono che non è più il DNA il centro della vita, ma è l'acqua. L'uomo è acqua che cammina. Privatizzare l'acqua vuol dire che ci hanno già tutti privatizzato. Quindi è una questione fondamentale questa dell'acqua. Noi prima di tutto direi un grazie a tutti voi che siete venuti. Una richiesta, quella di stare insieme. Quest'oggi sono venuti da varie parti della campagna. Chiedo